A scuola non c'è via di scampo dalla noia. Uh-huh. A meno che... Wow. Venite a studiare da me. Aprire la propria scuola. Che idea fantastica, wow. Cindy. Yeah. Niente fretta. Benvenuti nella mia scuola. Che wow. meraviglia, Cindy. Ma c'è solo un piccolo problema. Ah, sì. Sistemiamo gli errori. Va meglio. Bene, andiamo a dare un'occhiata alla nuova scuola. È davvero bella. Fate come foste a casa vostra. La scuola di Cindy non ammette le uniformi. Barbara, Ewald, andate a cambiarvi immediatamente. Forse questi ragazzi non sono poi senza speranza. Molto meglio. Ora siete dei veri studenti della Cindy School. E qui ci saranno i vostri armadietti. Tenete, li sistemo. L'armadietto in cucina è una novità. La nuova scuola è piena di sorprese. Prima lezione, educazione fisica. Combattenti, ascoltate. Ora sono vostra madre e vostro padre. Capito? Barbara ed Ewald hanno davanti a sé una vera sfida sportiva. Siete pronti, combattenti? E via! Gara di hamburger! Barbara, sbrigati! Stai perdendo! Mastica, Ewald! Mastica! Non vorrai perdere contro di lei! Barbara non vincerà oggi! Non raggiungerà mai Ewald! E abbiamo il vincitore! Ne vuoi ancora un po'? Oh no! Durante la ricreazione puoi chiacchierare vicino agli armadietti. Ma la scuola è affollata oggi. Giovanotto, posso passare? Oh, i giovani. Sempre in mezzo. Papà deve fare colazione. Il signor Ryan tiene qui i suoi cereali preferiti. Ma oggi il pensile è pieno di roba. Ridatemi i miei cereali, ragazzi. Il papà di Cindy è di cattivo umore oggi. Meglio sgombrare il corridoio della scuola. E ora in programma c'è una lezione di gioco. Ogni studente deve padroneggiare la console di gioco. È l'abilità più importante nella vita. Cominciamo con le basi. Premiamo i pulsanti e controlliamo il personaggio. Wow! Questo è molto più interessante della lezione di informatica. E ora i pugni. È vera scienza! Chi l'avrebbe mai detto? Finalmente passiamo alla pratica! Pronto, Ewald? Yes. Che la lotta abbia inizio! Ottimo lavoro, Barbara! Non dimenticare le combo! Serve un bigliettino! Su, giù, a destra! Rimettiti in sesto, Barbara! Ma come dare un senso a questi pulsanti? E Barbara è di nuovo indietro! Ma Ewald prende una meritata A! Anni di esperienza di gioco gli hanno dato un grande vantaggio. Per di qua, la lezione di geometria sta per iniziare. Ops, sembra che gli studenti non siano arrivati al momento giusto. Entrate, non siate timidi. Cindy ha deciso di unire l'utile al dilettevole. La lezione di geometria si svolgerà in bagno. Ascoltate attentamente e prendete appunti. A diviso B è uguale a C. È chiaro? Non proprio. Cindy ha degli studenti talentuosi. Tutti prendono A. E ora è l'ora dell'intervallo. Andate! La scuola di Cindy è molto seria. È ora di controllare i compiti. Ewald, tu per primo. Un secondo. Va bene? Ti do B, Ewald. Non esiste. Gli serve una A. Cosa ne pensi di questi? Tutto nella nuova scuola segue delle regole nuove. Ottimo! Puoi aggiungere un più al tuo voto con una lattina di soda. Ma Barbara vuole dare all'insegnante del cibo sano. Assaggia questo delizioso pranzo. Ma non riceverà una A per il cibo sano. Sono verdure! F meno, Barbara. Ma come? Quali sono le regole? Barbara si era impegnata tanto. Dal preside, cara! Oh, aspetta! Sono io il preside! Devo anticipare Barbara!
È la prima volta che vengo mandata nell'ufficio del preside. E ci sono dei bulli in giro. È deciso, l'ufficio del preside sarà qui. E ora un piccolo travestimento. Cindy deve sembrare severa. Sì, entra. Vedi, mia cara? Non si può portare il cibo sano nella nostra scuola. Mi spiace, sei in punizione. Ora vai. Bene, ecco. Volevo fare del mio meglio e invece ho ricevuto un rimprovero. Ora dovrò scontare la mia pena. Ripulire il cortile della scuola non è uno scherzo. Alla lezione di anatomia non c'è da annoiarsi. L'argomento della lezione è l'anatomia dello scoiattolo. Ma cosa succede se all'improvviso devi andare in bagno? Signorina Cindy, posso andare? Ne ho davvero bisogno. Vai, ma non distrarci. La stanza della salvezza. Oh no, è occupato. Sbrigati. Ma non puoi far uscire il signor Ryan dal bagno così facilmente. E perché c'è un solo bagno nella nuova scuola? È incredibile. Al signor Ryan non piace andare di fretta. Ci sono tante cose importanti da fare in bagno. Finalmente! Muoviti! Quanti giovani oggi! La matematica non è per i deboli. E Cindy sembra avere qualche problema con le equazioni. Ma l'insegnante può improvvisare, giusto? Questa è la grande occasione di Barbara. Basta improvvisare. Risolviamo l'equazione secondo le regole. È così che si fa, signorina Cindy. Sembra un colpo di stato scolastico. Non succederà. Che ne dici, Barbara? Iniziamo la lezione di trucco. Cindy conosce meglio il trucco che le formule. Metterà in difficoltà quella fanatica della matematica. Dai, mostraci un trucco alla moda, Barbara. Ecco pennelli, ombretti e fard. Al lavoro! Oh no! Questo no! Il trucco è il punto debole di Barbara. Che ne dici di un'equazione? Prendi F, tesoro. E non discutere più con l'insegnante. Esci dalla classe. Che fortuna, Ewald. Non avrebbe superato il test di trucco. Mi chiedo come andrà la lezione di storia. Speriamo che Cindy sia di buon umore oggi. Ma l'insegnante non sembra avere fretta. È ora di guardare nella sala insegnanti. Dai, Barbara! Questa è la tana della conoscenza! Posso entrare? Silenzio! La signorina Cindy sta riposando! Ma è mezzogiorno! È ora di svegliarla! Ehi! Sveglia! Ma gli insegnanti sono stanchi di rendere il mondo un posto migliore! Lasciatemi in pace! Lasciatemi dormire! Ehi, buongiorno! Abbiamo la lezione di storia! Cosa non faresti per i tuoi studenti? Ecco la lezione di storia! Guardate il film e prendete appunti. Meglio. Bravi ragazzi, studiate. Io continuo il mio bellissimo sogno. Si scopre che avere la propria scuola è estenuante. Cosa? Un altro giorno di scuola? Sono stanca. 5 lezioni. Tutto ok, iniziamo. Lezioni express. Vedete? Queste sono foglie. Sono verdi e profumano. Questo è tutto ciò che vi serve sapere sulla biologia. Ma la chimica è più complicata. Vediamo come aiuta in casa. Mamma, frega più forte. Vedete? La chimica fa miracoli. E impareremo fisica in cucina. Osservate e prendete appunti. Ecco come funziona la gravità. Visto? Oh sì! Faremo qui anche la lezione di musica. Quello è un do. Ragazzi, imparate anche il primo soccorso. Dai, scrivete! È un grande giorno alla scuola di Cindy. Si riassumono i risultati del semestre scolastico. Iniziamo a distribuire le pagelle. Sono belle, vero? E il primo premio va a Ewald. Sono così emozionato. Grazie, signorina Cindy. Nemmeno a Barbara dispiacerebbe una pagella del genere. Ewald, non essere avido. Condividi con Barbara. Tutti sono dei bravi studenti alla scuola di Cindy. Ed è ora di festeggiare con una festa rumorosa. La nuova circolare del preside dice che si deve ballare fino al mattino. Andiamo, signorina Cindy. Ma il vero insegnante metterà fine a tutto questo.
Perché deve succedere proprio in questo momento? Ragazzi, questa scuola è chiusa. Tornate in classe. Non si scherza con un vero insegnante. Bene, è ora della ricompensa. Sì, la scuola a domicilio è chiusa! Sono soldi spesi molto bene. Adesso nessuno disturberà papà. Ti sono piaciuti questi sketch sulla scuola? Ti piacerebbe andare alla scuola di Cindy? Allora scrivi sì nei commenti. Vediamo quanti ce ne saranno. E non dimenticare di mettere like a questo video, di iscriverti al nostro canale e di cliccare sulla campanella per non perderti le altre divertenti storie e sfide di Trum Trum Wow!